poiché vediamo che questa vita spesso è un inferno, proprio da questa vista, che è secondo la dinamica uguale e contraria a quella del nostro spirito, possiamo credere che avremo nell'altra vita il nostro personale paradiso e che sarà personalizzato, ossia sarà condizionato non a quel condizionamento che il mio spirito ha avuto oggi per osservare solo l'unicità del mio personaggio, ma avrà dopo la libertà di poter essere per immedesimazione anche ogni altro personaggio, ossia quel prossimo come noi stessi, che però ora bisogna abituarci ad amare e a non escludere assolutamente, anche quando sembra essere un nemico che voglia ucciderci. Perché se noi escludiamo personaggi della vita dalla degustazione della vita, noi avremo un paradiso personalizzato che avrà escluso questi personaggi. Mettetevi nei panni di chi oggi concepisce dei nemici in chi ha dei beni di cui si è appropriato e vorrebbe portarglieli via. Se si carica di avversione per questi personaggi perché gli hanno tolto qualcosa, quando potrebbero avere interamente la vita di quel personaggio da godere come la propria, non vorranno averla proprio per questa avversione voluta fissare per questo personaggio giudicato avversario, giudicato nemico, concorrente, ma non nel verso giusto di chi concorre per un unico fine. No, l'avversario che ti vuole invece escludere. Ecco, noi avremo un paradiso personalizzato nel quale finalmente potremo essere chi vorremmo essere, e per poter essere tutti bisogna abituarci qui ad amare tutti, a non escludere nessuno, perché chi oggi escluderemo, lo escluderemo dalla nostra possibilità di gioire anche del bene che Dio ha messo in quel personaggio.